l'estate del 1961. Io e il mio amico Gigi vivevamo a Berlino Ovest, il settore dei francesi, degli inglesi e degli americani. Avevamo ottenuto una borsa di studio molto generosa. La libera università di Berlino Ovest attirava ragazzi da tutto il mondo. Berlino mostrava ancora le ferite della guerra, ma si stava risollevando. La città era ancora divisa in due. Documenti. Dall'altra parte c'era Berlino Est, il settore russo. Sesta Domenico? Sono io. Spino Luigi? Siete italiani? Sì. Che cosa ci fate a Berlino? Studiamo. Che cosa studiate? Ingegneria. Ho capito. Potete passare. Grazie. Grazie. Dalla fine della guerra, a causa delle condizioni di vita molto dure, già 2 milioni di persone avevano abbandonato la Germania Est per trasferirsi all'Ovest. Erano soprattutto medici, ingegneri, professionisti, studenti, giovani in cerca di una vita migliore. Le autorità della Germania Est cercavano di arginare questo esodo senza riuscirci. Quel giorno di agosto Gigi ed io eravamo invitati al battesimo della figlia del nostro migliore amico. Ad Est le pratiche religiose non erano ben viste e anche per battezzare un bambino bisognava farlo di nascosto, in casa, clandestinamente. La tensione tra russi ed americani era alta, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Buongiorno ragazzi. Peter, ci sono tutti? Ciao Peter. Sì, aspettavamo solo voi, sono di là. Un regalino per la bambina. Vi ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao, ma ciao, eccoci qua. Ciao. Ora si può cominciare. Ciao. Posso sapere chi di voi è il padrino? Lui. Mimmo. Lui. Si avvicini ai genitori. Possiamo cominciare. Sì. Miei cari, ci troviamo qui riuniti per il battesimo della piccola Annette. Ma lei è ancora piccola e inconsapevole. Saranno il padrino e la madrina a comprendere per lei l'importanza di questo sacramento. Essi dovranno affiancare i genitori durante la sua crescita e aiutarla a trovare il suo posto nel mondo. Sarete per lei un secondo padre e una seconda madre. Non sottovalutate l'impegno che vi state assumendo. Buon fazzolese, grazie. Grazie. Cara Annette, ricevi questo sacramento. Io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Sta attento. No, mamma. Dai, prendete un bicchiere. Porta bene, porta bene. Sì, ma per Carlo, che combini, Mimmo? Possiamo brindare finalmente? Sì, sì, possiamo brindare. Un momento di silenzio, prego. Discorso. Sarò brevissimo, state tranquilli. Meno male. Sono felice che tutte le persone che mi sono più care oggi siano qui con noi a festeggiare il battesimo di mia figlia Annette, cioè di nostra figlia. Mi guardava storto. Spero che veda un mondo migliore di quello che vediamo noi. E spero che quando sarà più grande possa avere dei veri amici, come quelli che io ed Evelyn abbiamo la fortuna di avere. Ma ora basta con le parole, passiamo ai brindisi. Salute. 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 Lo sapete che a Peter mancano solo 2 esami e la tesi? Dopodiché? Lui. Tu quando ti laurei? Spero a novembre. Che ho già un lavoro che mi aspetta. A Amburgo. Ah, Amburgo. Un brindisi ad Amburgo allora. Brindisi. Il telefono, mi fate passare? Che mi fa parlare? Casa Reuter. Stanno chiudendo tutti i varchi. Stanno mettendo filo spinato dappertutto. Che dici? Vogliono chiudere tutti i varchi fra est e ovest. Li stanno bloccando tutti. Andiamo a vedere. Dai. Vieni. Tutti i permessi di transito sono momentaneamente sospesi.
Di transito sono sospesi. Come facciamo ad andare di là? Rispondi, compagno! Siete della Germania Est? Sì. Allora non potete passare. Non possiamo passare. Perché? Per i cittadini della Germania Est tutti i permessi sono sospesi. Siamo italiani. Noi abbiamo il passaporto italiano. Italiano, puoi passare? Anch'io sono italiano. Allora passate tu. Vai, vai. Vivo. Dici. Via, via. Possiamo intervenire. Perché non potete? Non possono fare una cosa del genere. Quello che state facendo è illegale. È il settore russo. Sono loro problemi. Non è compito nostro. Pare che abbiano recitato più di 50 chilometri. Anche i telefoni non funzionano più. Ho provato a chiamare Peter. Allora? Niente, sono tutti isolati. Hanno bloccato anche la metropolitana. Ma non possono fare una cosa simile. Scoppierà un caso internazionale. Deve essere una cosa temporanea. Un provvedimento provvisorio. Nella Germania Est non c'è niente di più definitivo di un provvedimento provvisorio. Queste drammatiche immagini di tentativi di fuga ad ovest. Tutto e noi non facciamo niente. E cosa vorresti fare? Non so cosa, protestare, scendere in piazza, fare qualcosa. Quelli hanno l'esercito, hanno i carri armati. Non sono intervenuti neanche gli americani. Ho capito, ma non si può accettare una cosa del genere. Non dobbiamo accettare una cosa del genere. Non è giusto. Poi io Peter di là non ce lo lascio. Anche a me fa rabbia quello che sta succedendo. Cosa credi? Solo cosa possiamo fare noi? Chi è? Un momento! Hey! Thomas, Marcus! Gigi, siamo scappati! Allora ce l'avete fatta! Certo! Venite, dai! Abbiamo aperto un varco nel reticolato a Neuken. E Peter? Niente, non se l'è sentita, è troppo pericoloso. Con Evelyn e la bambina non ce la potevano fare. Ci sono guardie, cani, bisogna muoversi in fretta. Dai, cambiatevi, datevi una ripulita che andiamo a festeggiare. Forza. Salute!
Le fuggiasche di Berlino Est. Sì, sì, saluto. Bene, raccontate un po' com'è. Abbiamo conosciuto un ragazzo, Asso. Ha detto che lui provava a scappare. Così ci siamo detti, adesso o mai più. E siamo andati con lui. È stata una fortuna incontrare Asso. Lui conosceva bene quei posti. Sapeva che era una zona ancora poco sorvegliata dai Vopo. Ci è andata bene. La sorveglianza diventa ogni giorno più rigida. Stanno chiudendo tutto, sigillano persino le fogne. E adesso che pensate di fare? Come prima cosa, ci prendiamo una bella sbronza. Giusto. Hai ragione. Ora ci facciamo un altro giro. Mimmo, stavolta tocca a te. Va bene, offro io. Vai, Mimmo, vai. Sì. Ah. Helen. Sì? E possiamo avere altre quattro birre, per favore? Sì, arrivo. Ecco qua. Ce la fai a portare da solo? Penso di sì. Grazie. Senti, ma tu sei sempre qui a lavorare. Non è mai un giorno libero? Sì, dipende. Perché? Perché, no, avevo pensato, magari se ti va, potremmo anche uscire insieme qualche volta. Sì, perché no? Sì? Sì. Ah. Allora, queste birre arrivano. Allora, ci vediamo. Attento alle birre. Ciao. Eccolo! Oh, beve! Questo muro è il risultato della tensione fra russi e americani. Lei che ne pensa? Cosa la mia famiglia? E adesso cosa succede? Come faccio ad andare a trovare? E questi continuano a costruire. Io ho dato ordine di costruire, non so niente. Non ho ordine venuto da Mosca? Guarda là! Murano anche le finestre dei palazzi. Ormai con questo muro non scappa più nessuno. E adesso chi è rimasto ad est ormai rimane lì. Per loro ci può anche fermare. Certo, è pazzesco. Alcuni quartieri della città sono già stati completamente isolati da loro. Ed in poche ore anche questo lo sarà. Mettiamoci seduti. Puoi prendere quella sedia? Questa? Sì, quella.
Thomas e Marcus, come stanno? Bene. Si sono sistemati alla casa dello studente. Che situazione assurda. Speriamo che duri poco. E che si possa passare di nuovo all'Ovest come prima. Peter, stanno tirando su un muro. Lungo più di 100 chilometri. Allora, ragazzi, se volete passare all'Ovest, dovete farlo subito. Mi hanno detto che ci sono delle zone ancora poco sorvegliate in periferia. C'è gente che vi può procurare documenti falsi. Shh, parla piano. Non si sa mai chi ti ascolta. Ieri uno del palazzo si è lamentato ad alta voce. Ha detto questa storia è una vergogna. Beh, due ore dopo sono venuti i Vopo e l'hanno portato via. Era certamente sul suo conto. Non l'hanno ancora rilasciato. E se dovesse andare male? Sarebbero 8 anni di carcere. Poi mi dite come faccio con mia madre. Potresti anche provare a raggiungere Budapest o Varsavia. E lì chiedere asilo politico all'ambasciata della Germania federale. Poi potete rientrare a Berlino Ovest, così. Non vi rendete conto del fatto che noi non abbiamo passaporto? E che non è facile averlo. Fanno controlli rigidissimi e non permettono a tutta una famiglia di uscire. Vogliono che almeno qualcuno resti nella Germania Est, come ostaggio praticamente. Come mai sei venuto a Berlino? Gigi aveva ottenuto qui una borsa di studio. Ha detto che non era difficile da prendere, così ho provato anch'io e me l'hanno data. E torni spesso in Italia dai tuoi? No, no, che i miei non ce li ho più. Sono morti durante la guerra. Scusami. Ma no, figurati. Sono passati tanti anni, ero piccolino. Mi ricordo poco. Mi ricordo però le mani di mio padre. L'unica cosa che veramente ricordo bene sono le sue mani, perché aveva delle mani enormi. Ed erano sempre così rovinate, no? Tutte spaccate, ruvide. Come una carta vetrata, perché aveva fatto il muratore tutta la vita, sai? Aveva la quinta elementare, però diceva sempre: un giorno mio figlio andrà all'università. È per questo che hai scelto ingegneria? Ma diciamo che mi piace l'idea di costruire cose concrete. Palazzi, strade, ponti, cose così. E tu invece sei nata qui? No, a Düsseldorf. E sei venuta per l'università? Non proprio. Per il balletto. Sei ballerina? Ex. Come mai ex? Sai, la danza era soltanto una mania di mia madre. Era lei che voleva che diventassi una ballerina. Quando avevo solo 6 anni mi è iscritta a questa scuola. Per 11 anni, tutti i giorni, ore e ore sulle punte. Ho finito per odiare quelle scarpette. Capisco. Sì. Senti, si è fatto tardi, io devo andare. Oggi l'apertura del bar tocca a me. Quindi... ci vediamo. Va bene, ciao. Ciao. Sai, mi è piaciuto molto parlare con te. Anche a me. Dovremmo farlo più spesso. D'accordo. D'accordo. Ciao. Ciao. Della città. Di Berlino, per fare che? Un tunnel. Un tunnel? Sì, hai capito bene, un tunnel. Per far scappare Peter e Evelyn. Tu sei matto.
come va? Ciao ragazzi, posso aiutarvi? Stiamo facendo una ricerca sulla morfologia di Berlino. Ci servirebbero dei rilevamenti stratigrafici. Berlino città? Sì, sì, di Berlino città. I rilevamenti. Ma sicuramente le cose non sono cambiate. Non nel sottosuolo, perlomeno. Mi hai portato la richiesta con la firma del docente? La richiesta? No, non ce l'abbiamo la richiesta, ma te la portiamo domani. Ah. Non si può fare, ragazzi, c'è un regolamento. Senza la richiesta del professore io non posso consegnarvi niente. Senti, ci serve per una cosa importante. Dacci una mano. Faccio finta di non avervi neanche visto. Però dovete riportare tutto entro domani. Hm? D'accordo. Grazie, Rolf. Sei un amico. Grazie. Ciao. Ciao, ragazzi. Se ha bisogno di gente come te. Chi è lei e perché mi trovo qui? Sono io, non ha importanza. Sono un funzionario dei servizi di sicurezza e cerco solo di fare il mio dovere. Mi mancano solo due esami. Poi ovviamente la tesi. Mi concederete il permesso di terminare i miei studi a Berlino Ovest? Ma che c'è che non va qui all'est? Perché avete tutti questa frenesia di andare all'ovest? Che c'è? Il paradiso forse? Vi fate fregare dalla propaganda occidentale? Mi bastava una Coca-Cola, un rock and roll. E subito vi sentite americani anche voi. Ricorda, compagno, è questo il tuo paese. Il futuro tuo e della tua famiglia è qui. E siete voi giovani che dovete costruirlo. So che da poco sei diventato padre. Congratulazioni. Come si chiama? Annette. Bel nome, sì. Adesso devi pensare a lei e al suo futuro. Perciò avrai bisogno di un buon lavoro e noi possiamo aiutarti. Ma dovrai comportarti bene e stare attento a chi frequenti. Chi sono quei tuoi amici italiani? Sono miei compagni di università. Non fidarti degli italiani. Li conosco bene io, ho combattuto in Italia. Il giorno prima sono tuoi alleati, il giorno dopo quelli ti pugnalano alle spalle. Meglio non fidarsi degli italiani. I miei amici sono diversi dagli italiani che ha conosciuto lei. Può darsi. Però non ci credo. Me ne posso andare? Mm-hmm. Buongiorno. A proposito, Reuter. Sì? Hai fatto il servizio militare? Ho avuto il rinvio per motivi di studio. Già, certo, certo. Sembrerebbe tutta sabbia. Più facile da scavare, ma è rischioso. Potrebbe venire tutto giù, franare. Dovremmo puntellare le pareti con il legno. Senti, ho pensato che... Vedi, se noi scaviamo una sezione triangolare così, prima di tutto facciamo più in fretta e poi abbiamo meno materiale di riporto.
Sì, però il peso della terra è maggiore. Avremo bisogno di più legname per puntellare le pareti. Secondo me è meglio farlo a sezione quadrilatera. Ecco, così. Ci metteremo più tempo, però avremo più spazio. E la superficie da puntellare sarà minore. Va bene. Vada per la sezione quadrilatera. Allora, quanto dobbiamo andare giù? Dobbiamo scendere almeno 4 metri per passare sotto il muro. Anche per evitare di incontrare fondamenta, fognature, tubazioni, cavi. Sì, e non dovremo fare rumore. Quindi non potremo usare trivelle o cose del genere. Dovremo scavare a mano. Sì. Ci vorrà un po' di tempo. Un mese? Dipende da quanto sarà lungo il tunnel. Già, quanto sarà lungo il tunnel? Gigi, non lo so. Prima dovremo fare i sopralluoghi, decidere da dove partire. Nessuno ha mai fatto una cosa del genere. La faremo noi. Non ne posso più, ce ne dobbiamo andare. Gli uomini della Stasi fanno quello che vogliono. Sono tornata a casa e non l'ho trovato. L'ho aspettato ore. Non sapevo più che cosa fare, che cosa pensare. Sentite, Gigi ed io abbiamo pensato una cosa. Cosa? Fare un tunnel. Come un tunnel? Sì, sì, scaviamo un tunnel sotto al muro, così vi portiamo dall'altra parte. Hanno tirato su un muro e noi ci passiamo sotto. La prima cosa da fare è trovare l'uscita qui, ad est. Ci serve un edificio nelle vicinanze del muro, con uno scantinato dove sbucare. Una zona adatta ci sembra la Bernauerstrasse, dove le case affacciano direttamente a ovest. Una volta trovato il punto d'uscita, dobbiamo cercare un palazzo in corrispondenza, dall'altra parte del muro, là dove far partire lo scavo. Cosa ne dite? Beh, così in teoria è una buona idea. Ma credo che sia molto difficile da realizzare. Peter, fidati. Abbiamo studiato la cosa, si può fare. Tu che dici, Evelyn? Sembra impossibile. Ma siete voi gli ingegneri. Se secondo voi si può fare, io ci sto. Tutte le case che danno sulla Bernauerstrasse le hanno sgomberate. La signora Herzog, un'amica di mia madre, abita proprio da quelle parti e ci ha detto che quegli edifici sono stati requisiti dai Vopo. Dove abita questa signora Herzog? Sta sulla Rheinsberger, che è parallela alla Bernauerstrasse. La conosci bene? Sì, da quando ero bambino. E ce l'ha una cantina? Credo proprio di sì. Diamole un'occhiata allora. Quando? Prima possibile. Nipote Hans ha appena finito l'accademia di polizia. È risultato il migliore del suo corso e così lo hanno assegnato alla sorveglianza del confine. Oggi mi ha fatto questa bella sorpresa ed è venuto a trovarmi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ancora un po' di tè, Hans? Ah, sì, volentieri.
Deliziosi questi dolcetti. Li ho comprati dal fornaio qui vicino. Non fa molte cose, ma sono tutte davvero buone. Avrete molto lavoro in questi giorni, suppongo. Lavorare per il proprio paese è un onore. Col muro abbiamo dato una bella lezione agli americani. La velocità con cui l'abbiamo tirato su li ha colti totalmente di sorpresa. E non solo gli americani. Fino a qualche giorno fa ci sono stati alcuni tentativi di fuga, è vero. Ma ormai sono diminuiti e presto cesseranno del tutto, ne sono sicuro. Sarà difficile controllare un perimetro così vasto. Nelle zone fuori città, forse, ma a Berlino centro è già praticamente impossibile mettere in atto tentativi di espatrio illegale. Hai sentito? Ancora un po' di tè, Hans? Ah, sì, volentieri. Molto gentile. Volete scusarmi? Vado un attimo. Torno subito. Ed è il risultato primo del suo corso? Sì, signora. Con la bambina come va? Finisce. Vediamo di là. Che te ne pare? Terra battuta, perfetto. Bene. Fossati e trincee difesi con armi anticarro, misure rese necessarie dalla sempre maggiore minaccia di una possibile invasione da parte della Germania occidentale. Circa 100 metri in quella direzione. Dobbiamo trovare qualcosa da queste parti. Proviamo lì. Andiamo.
vedere cosa si vede da sopra. Guarda, da qui si vede tutta Berlino Est. E si vede anche dove abita la signora Herzog. Lo vedi il palazzo? Sì, sì, deve essere quello là. Però è lontano, molto più lontano di quello che avevo immaginato. Andiamo a vedere lo scantinato. Allora, Reuter, a quanto pare ci rivediamo. Sembra che il nostro colloquio non sia bastato. Ma perché non mi lasciate in pace? Mi hanno detto che hai mostrato un certo interesse per i nostri sistemi di sorveglianza di confine. E chi ti ha detto una cosa del genere? Abbiamo i nostri informatori. Devi capire una cosa. Prima c'è lo Stato, poi c'è il partito che fa funzionare lo Stato. Infine ci sono i servizi di sicurezza nazionale, cioè noi. Senza di noi si fermerebbe tutto. Il nostro compito è lottare contro i nemici della Repubblica Democratica Tedesca con la massima fermezza. Contro i terroristi, i sovversivi, i provocatori occidentali. È chiaro? Sì. Cerca di filare dritto, Reuter. Ti teniamo d'occhio. Ehi, che ci fate lì? Che volete? La fabbrica è chiusa. Buongiorno, ci scusi per l'intrusione. Stiamo cercando un locale da affittare. Un locale? Per fare che? Per suonare. Abbiamo un gruppo con degli amici. Sì, sì, siccome facciamo molto rumore, cercavamo un posto isolato, per non dare fastidio. A noi andrebbe bene anche uno scantinato. Sì. Ho capito. Venite con me. Eccoci qua. Qui potete fare tutto il rumore che vi pare. Non vi sentirà nessuno. È perfetto. È quello che ci serve. C'è un sacco di spazio. Cosa c'è di qua? Dove? Di là? Ah, quella è una cisterna di cemento. Una volta era una fabbrica di birra. Ci mettevamo dentro il miglio. Mm. Senta, per noi il posto va benissimo. Adesso dobbiamo solo metterci d'accordo sui soldi. Ci dica quanto vuole. Non voglio niente, ragazzi. Come niente? Non penserete mica che ci creda a quella storia della musica. Io sono scappato dall'Est. Quelli non mi piacciono proprio. Qualunque cosa abbiate in mente di fare, fatela pure. Ma cercate di non dare troppo nell'occhio, mi raccomando. Ti rendi conto? Dalla fabbrica di birra a casa Herzog sono circa 150 metri. Da scavare a mano. Noi due. Ci saranno delle tonnellate di terra da tirare fuori. Per puntellare le pareti ci vorranno quintali di legname. Beh, è una bella impresa. No, non è un'impresa. È una follia. È una tale follia che a nessuno verrà in mente che possiamo provarci. Se partiamo da quella fabbrica ci sono meno probabilità che ci scoprano. Sì, ma i tempi? Per realizzare una cosa del genere ci vorranno dei mesi. Che facciamo con l'università? Ci perdiamo un semestre. Vabbè, tanto tu hai già deciso, no? Allora tanto vale fare una lista di quello che ci serve. Picconi, pale, secchi, carrucole, corde, delle tute da lavoro, cavi elettrici, lampadine e poi un furgone. Altrimenti come facciamo a trasportare tutto? Allora adesso il problema sono i soldi. Quanto hai da parte tu? Poca roba, avrò 200, 300 marchi. Tu? Neanche quelli. Sento. Mamma, ma non capisci che qui la situazione diventa ogni giorno peggiore? Non puoi rimanere qui da sola. Lo abbiamo detto a sua madre, ma non è convinta, non se la sente. Ha paura. Poi c'è anche un'altra novità. Quale novità? A Peter hanno trovato un lavoro. Che lavoro? In una fonderia. Per tenerlo sotto controllo.
Signora. Questa è la mia casa. Qui c'è tutta la mia vita. Io non me ne voglio andare. Ma Peter ed Evelyn hanno il diritto di scegliersi il loro futuro. Ho qualcosa da parte, un po' di risparmi. Sono in una banca di Berlino Ovest. Ma con la chiusura del confine potete prenderli solo voi. Ne avrete sicuramente bisogno per fare quello che mi ha detto Peter. Ma come facciamo? Ecco, vi ho firmato un assegno. Tenete. Però state attenti. È molto pericoloso. Se al posto di controllo ve lo trovano addosso, ci arrestano tutti. Se ne trovano più. Me ne offre una. Prego. Mi fa accendere? Ecco qua. Bene, ecco le chiavi. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo bisogno di un bel po' di roba. Come ci fanno un prezzo? Fate qualcosa che devo. Va bene.
pronti? Pronti? Non si torna indietro, eh? Non si torna indietro. In fondo che vuoi che sia? Si tratta solo di scavare. Sì, sì. Di scavare un tunnel lungo 150 metri. Coraggio. Oh, Mimmo. E se ci scoprono? 20 anni di galera. Qualcosa da bere? Una birra, grazie. Tieni. Grazie. Ma cos'è successo? Cosa hai fatto alle mani? Ah, no, niente. No, è che stiamo facendo i lavori a casa, io e Gigi, perché c'è da sgrostare i muri, dipingere, quelle cose lì. Infatti ti volevo dire che con questa cosa dei lavori a casa e gli esami all'università in questo periodo non ci possiamo vedere spesso, capito? E te lo volevo dire e ci tenevo perché... Poi con questi problemi adesso non te li posso spiegare, no? Però magari spero che un giorno te li potrò spiegare. Signorina? Ho capito. Sì? Una birra, per favore. Sì, arrivo subito. Senti, Mimmo, non mi devi spiegare nulla. Io non ti ho chiesto niente, tranquillo. Beh, anche questo è vero. Ecco la sua birra, signore. Riuscite a terminare il pozzo? So che da soli non ce la facciamo. Forse dobbiamo allargare la squadra. Potremmo anche fare dei turni in quel modo. A rotazione? Come in fabbrica? Come in miniera. E chi avrebbe detto che prima in miniera? Sì, è giusto. Allarghiamo la squadra. Ciao. Ciao. Buongiorno. Per introdurre il diagramma di una funzione, consideriamo l'applicazione che associa tra di loro alcuni numeri reali, secondo la corrispondenza indicata dalla tabella 5.1. Fissiamo nel piano. Ciao ragazzi, ciao. Il sistema di riferimento. Che fine avete fatto? Non vi si vede più in giro. Sentite, abbiamo bisogno di voi. Di chi si tratta? Oh, dovete giurare, non dovete dire niente a nessuno. Dire niente di cosa? Abbiamo trovato il modo di far scappare Peter. E come? Un tunnel. Ma fai scherzare? No, no, no,
parlo sul serio. Silenzio. Shh, abbiamo già... Silenzio, per favore. Abbiamo già cominciato a scavare. Abbiamo il posto, abbiamo gli attrezzi. Il problema è che in due non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a scavare. Funzione in esame, individuo. Ci state? Quando cominciamo? Prima possibile. Bene. Possiamo dirlo anche adesso, se vuoi. Chi? Asso è quello che ci ha aiutati a scappare. Anche lui vuole portare di qua la sua famiglia. Garantite voi per lui. Ci metto la mano sul fuoco per Asso. D'accordo. Per rappresentare... Silenzio, mi raccomando. Sì, certo. A questo punto... Ciao, ciao. Ci vediamo dopo, ciao. Funzione reale. Ciao, Rolf. Ti ho riportato questo. Scusa il ritardo. Ho avuto dei problemi. Ma almeno vi è stato utile. Sì, grazie. E vi serviva per un esame? Sì. Mimmo. Lo sai che Karin, la mia ragazza, è di Berlino Est? Karin, sì. Sì, sì, l'ho conosciuto. Sarei pronto a tutto per portarla da questa parte. Ma perché lo dici a me? Se state organizzando qualcosa, qualunque cosa, io sono con voi. Contate su di me. Questa è del rene che mi hanno tolto per le botte che mi hanno dato quelli della Stasi. Qui... mi hanno colpito col calcio di un fucile. Mentre ero a terra svenuto mi hanno rotto due costole appedate. Le costole si sono salvate, ma per il rene invece non c'era niente da fare. Mi è andata bene che non ci ho lasciato la pelle. Senti, Asso, ma quanto ti hanno tenuto dentro? 4 anni. E per quale motivo? Volantinaggio. Solo che quelli non lo chiamano così. Per loro è attività controrivoluzionaria. Io ho fatto di tutto. L'operaio, il muratore. Ho fatto il falegname, l'idraulico. So fare un po' di tutto, ma adesso ho una gran voglia di usare queste mani per fare qualcosa di bello. Devo portare di qua almeno mia madre, prima che sia troppo tardi. Bene, ragazzi. Allora, lì sotto non si può lavorare in più di 2 alla volta, per cui scaveremo a turno. Ve la sentite? Sì, certo, sì, come sì. No. Sì, sì. Allora mettiamoci al lavoro, dai, cambiamoci. Avanti. Forza, ragazzi, diamoci da fare. Forza, forza. Vediamo un po' che c'è qui sotto. Di essere orgoglioso di lavorare qui con noi. Il nostro lavoro è importante per questo paese. Io ho fatto la guerra, ho visto Berlino distrutta. Gli americani volevano annientarci completamente, ma noi non ci siamo fatti piegare e stiamo ricostruendo la Germania. Ma ognuno di noi
deve fare il suo dovere, non possiamo tirarci indietro. Se vogliamo che i nostri figli vivano in un mondo migliore, ricordalo. Ma certo. Si va avanti, meno si respira la testa. Dobbiamo inventarci qualcosa. Sì, sì, certo. Ci sono rimasti dei soldi? Io non ho niente. Mm. Voi avete soldi? No, niente, no. In qualche modo dobbiamo arrangiarci. Andiamo, dai, andiamo. Forza, dai, sbrigati, monta su. Cos'è? Qui. Dai, prendi. Forza. Sì. Siete pronti? Possiamo provare? No, ancora no. Non hanno ancora finito. Dobbiamo aspettare. Beh, allora... Ecco fatto. Prova adesso. Possiamo provare. Puoi andare. Vado. Ciao, amore.
Scusa il ritardo, ci ho messo molto a venire perché ho dovuto cambiare due mezzi. Continuano a seguirti? Non lo so più. Può darsi che abbiano smesso, che sia solo la mia immaginazione. Però non sono tranquilla. Mi sento come se qualcuno controllasse ogni mio movimento. Non ti preoccupare, amore. Molto presto tutto questo finirà. Ti porterò con me a Berlino Ovest. Come, Rolf? Ora non posso dirtelo, è meglio che tu non sappia niente. Ma giuro che ti porterò via di qui. Sarà questione di un mese. Te lo prometto. Sono venuta a trovarti io. Che faccio? Resto fuori? Mi fai entrare? No, no, vieni, vieni. Ti prego. Grazie. Carino. Stavi studiando? Eh sì, sì. Ho un esame la settimana prossima. Vuoi bere una cosa? Una birra aperta la settimana scorsa, un po' di vino. Se volevo bere, rimanevo al bar. Pensavo che gli italiani fossero più intraprendenti. Yes.
non possiamo fermarla! Forza! Silenti! Fa avvisare gli altri! Non riesco a fermarla! Resta a questo Brigati! Fa qualcosa, Nemo! Ragazzi, ragazzi! Si è spaccato un tubo! Si sta allagando tutto! Cercate di chiudere l'acqua, cercate dappertutto! Vai, vai! Rolf, Asso, cercate di chiudere qui! Va bene! Io e Thomas andiamo di là! Fermo! Non riesco a fermarla! Tu chiudi questa, io vado a chiudere le altre! Cerchiamo di coprire il tubo! Chiuso! Andiamo a vedere se si è fermata l'acqua! Rolf! Si è fermata? No, niente, continuate a cercare, presto! Vado a cercare fuori! Scusate ragazzi, non l'ho proprio visto quel tubo. Ma forse il terreno assorbirà l'acqua. Qui sotto è tutta argilla. Potrebbe restare così per mesi. No ragazzi, qui ci dobbiamo fermare. Ma non possiamo fermarci ora. Thomas, se noi non tiriamo via l'acqua, qui finisce che crolla tutto. Lo vuoi capire, sì o no? Prendiamo una pompa idraulica. E come la compriamo? Ormai non abbiamo più soldi. Non c'è niente da fare. Finché non troviamo il modo di prosciugare il tunnel, siamo bloccati. Stai su però, eh? Non ti devi abbattere. Adesso è capitato questo incidente, ma una soluzione la troviamo. Io e Gigi possiamo cercare un lavoro, così tiriamo sui soldi per comprare questa benedetta pompa idraulica e svuotare il tunnel. Hai capito? Si tratta soltanto di aspettare un po' di più. Voi ce l'avete messa tutta. Non ci sono parole per ringraziarvi. Ma per me non c'è più niente da fare. Ma cosa dici?
Guarda qua. Leggi. Cos'è? È del distretto militare, chiamata a servizio di leva. Dovrò partire fra poco più di un mese. 6 mesi in campo di addestramento e poi 2 anni chissà dov'è. Peter, non mollare, È solo questione di tempo. Io non ho tempo, Mimmo. Non ho più tempo, lo vuoi capire? Militare. È calata un po' l'acqua nel tunnel. Ma che niente, ma neanche un centimetro. Asso. Novità per la pompa idraulica? Ho cercato un po' in giro, però ancora niente. E comunque costa troppi soldi. Ci sarebbe un'alternativa, ma è molto rischiosa. Quale? Guarda qua. Hai letto il giornale? Sono riusciti a scappare in 30. Hanno sfondato. La sbarra di confine ha bloccato la corriera, ma sono scappati dalla porta anteriore. E allora? La fuga è stata organizzata da un certo Fleischer. Io e Marcus abbiamo un amico che lo conosce bene. Siamo andati a parlarci. Fleischer sta preparando un nuovo tentativo. Un altro sfondamento? Esatto. E ha già stabilito il giorno. È per lunedì. 3 giorni. Non c'è tempo per pensarci. Prendere o lasciare. Scusa, come sarebbe prendere o lasciare? Noi non sappiamo neanche chi è. Come facciamo a fidarci? Beh, sappiamo che ha già organizzato altre fughe. E sono tutte riuscite. Io sarei a favore. È una possibilità concreta. Ed è una cosa invidiata. Sono d'accordo con lui. Dai, Gigi, guardiamo in faccia la realtà. In questo momento col tunnel siamo bloccati. E non sappiamo nemmeno quando potremo ricominciare a scavare. Sono d'accordo con loro. Approfittiamo dell'occasione. Anch'io la penso così. Tu che dici? Non lo so. Però questo Fleischer io lo voglio incontrare. Piccola e i loro parenti. Quanti sono in tutto? Una dozzina circa. Va bene. È per dopodomani. Ci saranno anche altre persone. Useremo un camion. Sfondate con un camion? Esatto. E dove? Questo non posso dirtelo, non ti pare? Chi lo guida il camion? Una persona fidata. Non dovete preoccuparvi. Guida camion da una vita. Si chiama Horst, una in gamba. Mi sembra molto pericoloso. Certo che è pericoloso. Non è mica una passeggiata. Ma altri modi non ce ne sono. È pericoloso anche stare qui a parlare con voi. Ditelo subito. Ci state o no? Vale la pena di provarci. Io ci sto. C'è poco da scegliere. Ci sto anch'io. Anch'io. Allora d'accordo. Quando sarà pronto il camion, ve lo farò sapere. Fleischer, vorrei esserci anch'io. Sul camion, dico. Si può fare? Che c'è?
Non ti fidi di me? Hai qualcosa in contrario? Per me no. La pelle è tua. Se proprio ci tieni. Potrei dare una mano a Horst. Gli farà comodo. Ma non voglio altre richieste strane. Mi farò vivo io, va bene? Avvertite tutti di stare pronti. Vietato l'ingresso. Sto cercando un certo Horst. Sbagli posto. Qui non c'è nessuno che si chiama Horst. Mi hanno detto che l'avrei trovato qui. Chi lo ha detto? Un amico. Sentiamo, chi sarebbe questo tuo amico? Si chiama Fleischer. E tu invece chi sei? Mimmo. L'italiano. Horst, sono io. Ecco qua la bestia. Che te ne pare? Ce la fa a sfondare questo? Ma hai voglia di scherzare? È un camion russo, un Molotov. Figurati se non supera una sbarra di ferro e un po' di filo spinato. È come un carro armato, con questo ci sfondi i muri. La situazione è pericolosa. Però è una possibilità. Non so, abbiamo pensato di dirvelo. La decisione la potete prendere solo voi. E chi sarebbe questo Fleischer? Ci possiamo fidare? Non lo so. So solo che è già riuscito a far scappare altre persone. Bene. Che dobbiamo fare? Allora, è per domani mattina. Dovete farvi trovare a mezzogiorno meno un quarto alla fermata dell'autobus della Gruberstrasse. Passeremo a prendervi con un camion militare verde. Impossibile. Io entro in pausa a mezzogiorno. Non puoi chiedere un permesso? Non ne danno di permessi. Va bene, allora. Allora facciamo così. Ascoltami bene. Fatti trovare a mezzogiorno in punto davanti alla fonderia. Faccio fare una deviazione al camion. Dopo che abbiamo caricato su Evelyn e gli altri. D'accordo? D'accordo. Va bene. Mi raccomando, portate il minimo indispensabile con voi. Niente bagagli. Non dovete dare nell'occhio. Sì, chiaro. Ci vediamo domani. A
tutto quello. A domani. Ciao. Ciao. Thank you.
Adesso è andato via. Dov'è Peter? Non si vede. E come mai? Non lo so. Bisogna aspettarlo, verrà di sicuro. Sì, sì. Stai tranquilla. Dobbiamo andarcene, io non lo aspetto più. Aspetta un minuto, per favore. È troppo pericoloso, non possiamo restare. Adesso arriva, calma. Calma un colpo, sono io il responsabile. La vita di quella gente là dietro dipende da me. Io me ne vado. Lo sai che cosa rischiamo se ci beccano? Aspetta, non possiamo lasciarlo qui. Basta, decido io. Thank you.
allora? Io ti devo dire una cosa. Ti devo dire una cosa. Devo dirti tutto. Così l'idea del tunnel. Avete fatto una cosa incredibile. Ma non è servito a niente. Ecco perché eri così strano. Non potevo parlare con nessuno, lo capisci? L'ho detto solo a te. Se ne stava a guardarla, incantato.
Se penso a tutte le cose che volevamo fare insieme e che non faremo più. Quel famoso viaggio in Italia con voi due. Dovevate portarci a Venezia, Firenze, Roma. Ci andremo. Lo faremo quel viaggio, noi tre e la bambina. Lo faremo per Peter. Sì, certo. Ma voi non dovete sentirvi in colpa. Lo sapevamo tutti che era pericoloso. Purtroppo qualcuno ha fatto la spia. Suo fascicolo. Rolf Bonhoff. Vediamo un po'. Nato a Monaco, residente da 10 anni a Berlino Ovest e 5 anni fa ha conseguito una laurea in lettere. Lavora all'università come bibliotecario e ha una fidanzata, cittadina della Germania Est. Io non credevo fosse un reato avere una ragazza di Berlino Est. Certo, non sarebbe un reato, Bonhoff, se lei non avesse istigato la signorina in questione ad abbandonare in modo illegale il territorio della Repubblica Democratica Tedesca. E se non avesse organizzato un tentativo di fuga, fortunatamente sventato dai nostri soldati. Davanti a un nostro tribunale, considerata la giovane età della ragazza, tutto questo si tradurrebbe in 7-8 anni di carcere. Ma questo è assurdo. Non è una criminale. Noi facciamo solo il nostro dovere, signor Bonhoff, e vogliamo che le leggi del nostro paese vengano rispettate. Ma posso offrirle una via d'uscita. Un modo per evitare che la sua ragazza finisca in carcere. Sempre. Sanno che ero su quel camion. Sanno che ho tentato la fuga. Finora mi hanno lasciata stare. Secondo me stanno solo aspettando che ci provi di nuovo. Vogliono usarmi come esca. È meglio che non veniate più a trovarmi. O c'è il rischio che finiate nei guai anche voi. No, noi siamo italiani. Sta tranquilla, non possono farci niente. Che farete adesso? Ci riproveremo. Non so come, non so quando, ma ci riproveremo. Lei ora se ne torna tranquillamente a Berlino Ovest, riprende la sua vita di tutti i giorni e continua a frequentare quei suoi amici coinvolti in attività sovversive contro la Repubblica Democratica Tedesca che organizzano diserzioni di nostri concittadini. Dovrà riferirci qualunque cosa facciano o dicano senza tralasciare niente. È chiaro? Io non farò mai la spia. Le chiedo soltanto di accettare di diventare nostro collaboratore. E se troveremo la sua collaborazione soddisfacente, potremo esaminare una certa benevolenza, una eventuale richiesta di espatrio della sua fidanzata Karin. Che cosa ne dice, Bonhoff? Rifletta sulla mia proposta. Le consiglio non troppo a lungo. Le decisioni importanti si prendono d'impulso. Glielo ripeto, io non farò mai la spia. Brega, portatela via. Vieni con me. Veramente hai detto tutto ad Ellen? Sì. Sa tutto, sa dello scavo, sa dei ragazzi, sa di noi, sa tutto. Senti, gliel'ho detto perché avevo bisogno di dirglielo. Poi mi fido di lei. Va bene, ma l'accordo era di non parlarne con nessuno. Ora bisognerà dirlo anche agli altri. Guarda, ci parlo io con i ragazzi. Glielo dico io, va bene? Stai tranquillo.
Ragazzi, ho un'informazione per voi. Lo vedete quel signore con il maglione verde alle mie spalle? Chi è? Si chiama Anderson. È un giornalista dell'NBC, una televisione americana. È lui che ha ripreso quel soldato dell'ES che è riuscito a scappare scavalcando il filo spinato. Quel filmato ha fatto il giro di tutte le televisioni del mondo. E allora? E allora so che è sempre in cerca di servizi nuovi, di storie di fuga dall'est all'ovest. Non lo so, pensavo che potrebbe esservi utile. Grazie. Signor Anderson? Sì? Avremo una proposta da farle. Che genere di proposta? Possiamo parlare in un posto più tranquillo. Ok. Se ho ben capito, mi state chiedendo di finanziare la vostra impresa. E in cambio potrò fare un servizio sul tunnel e sull'arrivo dei fuggitivi. Esatto. Un servizio in esclusiva per la vostra televisione. Filmare lo scavo clandestino di un tunnel e riprendere l'arrivo di un gruppo di fuggitivi dalla Germania Est sarebbe un bel colpo. Ma chi mi dice che ce la farete, che riuscirete a portare a termine il vostro tunnel e a far scappare quella gente a Berlino Ovest? Nessuno. È una scommessa, dovete rischiare, anche noi rischiamo. C'è una cosa che non capisco. Avete detto che dall'altra parte voi non avete parenti o fidanzate e non siete nemmeno tedeschi. E allora perché lo fate? Per il nostro amico Peter. Era un ragazzo di Berlino Est. L'hanno ammazzato mentre cercava di scavalcare il muro. E noi vogliamo portare di qua sua moglie e sua figlia. Capisco. Immagino che sappiate bene a quale rischio andate incontro. Ci hanno provato in tanti a scavare un tunnel, ma nessuno ci è riuscito. Noi siamo già arrivati di là. Siamo a Berlino Est. Adesso dobbiamo soltanto svuotare il tunnel che si è allagato. Per questo abbiamo bisogno del suo aiuto. Ci devo pensare. Però voglio vedere il tunnel. D'accordo. Ma dobbiamo prendere delle precauzioni. Precauzioni? Ok. Allora ci vediamo domani sera. Va bene. A domani. Ma dobbiamo bendarla. Lei capisce, vero? Allora vado. Vai, puoi andare. Non è troppo stretta. Siamo arrivati. Bene.
questa parte. Un gradino. Un altro. Un ultimo gradino. Ecco. Venga. L'ingresso del tunnel. Questi dovrebbero andarle bene. Adesso si tratta soltanto di togliere l'acqua. Poi per il resto è facile, si riprende a scavare. E quanto è lungo il tunnel? 70 metri. Qui siamo già sotto la zona est. Quanto tempo ci vorrà per completarlo? Ma se non ci sono altri problemi, in qualche settimana ce la facciamo. E quante persone volete far scappare? Circa 30. Ok. Torniamo di sopra. Allora, che gliene pare? Un bel lavoro, ragazzi. Sì, ci avete messo tutta l'anima. Ma? La situazione è peggiore di quanto mi avevate detto. E anche se togliete tutta l'acqua, siete sicuri che il tunnel non crolli? Ma certo che siamo sicuri. Il tunnel non crollerà. Le pareti sono rinforzate. Signor Anderson, faremo tutti i controlli necessari. Ma non c'è motivo di preoccuparsi. Funzionerà. Allora, ci vuole aiutare o no? Forse sono una testa dura, ma più le situazioni sono difficili, più mi piacciono. Perciò, venite domani nel mio ufficio. Vedremo che cosa posso fare. Grazie. Grazie. Grazie, signora Anderson. Grazie. Thank you.
Che cosa volete da me? Guarda. Uscire oggi stesso e anche la tua Karin. O non la rivedrai per molto tempo. Finito di svuotare il tunnel dall'acqua. Fra pochi giorni ricominciamo a scavare. Trovata la pompa? Abbiamo avuto dei soldi da una televisione americana che riprenderà lo scavo e la fuga. Bene. Ho delle notizie anch'io. Ho avuto un lavoro all'ufficio postale di Alexanderplatz. La prossima volta vediamoci lì. Sarà meno rischioso. D'accordo. Bisogno anche del tuo aiuto. Non c'è più acqua nella galleria. Abbiamo ricominciato a scavare. Oh, sono contento. Sei sempre dei nostri, vero? Certo, naturalmente. Questa volta ce la facciamo. Beh, ci vediamo al tunnel. Vediamo.
Pronto? Cosa? Arriviamo subito. Marcus gli scappava, è uscito un momento e ha lasciato il portone aperto. Adesso dov'è? È di sotto. Eccoli. Chi sei, come ti chiami? Dieter Frankovic. Che sei venuto a fare qui? Cos'è? Un interrogatorio? Sì, è un interrogatorio. Che sei venuto a fare qui? Stavo cercando il modo per poter far scappare mia moglie e i miei figli qui a Berlino Ovest. Quando hanno chiuso i varchi, io mi trovavo di qua. Mia moglie e i miei figli sono rimasti bloccati dall'altra parte. Ho già provato a farli scappare. Ma li hanno presi e mia moglie si è fatta 7 mesi di galera. Oltretutto era incinta, perciò adesso ho un altro figlio che non ho mai visto. E sei diventato informatore della Stasi. Quelli ti hanno promesso che in cambio faranno uscire tua moglie e i tuoi figli. Non è vero, ho anche iniziato a scavare un tunnel in una cantina qui vicino. Volevo sbucare sulla Schönholzerstrasse. Ma ero da solo, ho dovuto mollare. Ho cominciato a cercare qui intorno per trovare un tunnel già fatto. E così questa notte ho trovato voi. Schönholzerstrasse? Sì. Perché voi dove volete sbucare? Non sono affari tuoi. Per favore, ragazzi. Ve lo giuro, quello che ho detto è vero. Non sono una spia. Prendetemi con voi. Sono forte e sono un buon lavoratore. Lo vedi quel ragazzo nella foto? Era un nostro amico. Ed è morto perché qualcuno ha fatto la spia. Non possiamo fidarci di nessuno noi. Giusto. E allora di questo qui che ne facciamo? Consegniamolo alla polizia. Che ci pensino loro a lui. No, no. Niente polizia. Dovremmo raccontare troppe cose. Ma a questo punto può mandare tutto all'aria. Non possiamo lasciarlo andare via. C'è solo una cosa da fare. Cosa? Tenerlo sotto controllo chiuso qui dentro. Finché non abbiamo finito. Qui dentro? Con noi? E cosa facciamo? Lo teniamo prigioniero? Hai un'idea migliore? Sentite, per me va bene. E se volete, vi do una mano a scavare. Ragazzi! Non so proprio come dire quanto mi dispiace. Sono uscito un momento e ho scordato di chiudere la porta. Vabbè, dai, è andata così. Ci vediamo domani. Ciao. Certo, le sorprese non finiscono mai, eh? Ora abbiamo anche un prigioniero. Te l'ho detto, Asso, che oggi non siamo avanzati neanche di un metro. Sì, ma adesso non buttiamoci giù. Senti, dov'è la Schönholzerstrasse? È la prima parallela al di là del muro, vicino alla Rheinsbergstrasse, perché? No, no, così. Andiamo. Buongiorno, com'è che sei già sveglio? Gigi, ti devo parlare, vieni, siediti. Allora, la situazione è questa. Rolf non sta bene. Asso sta saltando troppi turni. È troppo tempo che va avanti lo scavo, i ragazzi non ce la fanno più.
Ormai non avanziamo neanche di un metro al giorno. E adesso c'è anche il problema di questo Dieter. D'accordo, ma noi che ci possiamo fare? Forse possiamo uscire prima. Come prima? E dove? Qui. Sulla Schoenholzerstrasse. Me l'ha fatto venire in mente proprio quel Dieter. Però noi avevamo deciso di sbucare sulla Rheinsbergstrasse. Abbiamo già le chiavi. Abbiamo organizzato tutto. E poi la Schoenholzer è troppo vicina al muro. Sarà sorvegliatissima. Tutto quello che vedranno i Vopo saranno delle persone che entrano nel portone di un palazzo. Il rischio è più o meno lo stesso. Sì, però dobbiamo trovare un palazzo giusto. Questo vuol dire che dobbiamo fare nuovi sopralluoghi, che dobbiamo cambiare il piano e allora... Prima usciamo, meglio è. Quanti metri si guadagnano? 30 metri. E secondo te quanto ci vuole per arrivare lì? Quanti giorni di scavo, voglio dire? Ci siamo già. Cosa? Gigi, in questo momento siamo sotto le cantine del numero 17 della Schoenholzerstrasse. Cosa mi dici del tunnel?
Stiamo andando avanti. Tra un paio di settimane avremo finito. Molto bene. Hanno sospetti su di te? No. Bene. A questo punto tu dovrai solo comunicarci il giorno e l'ora della fuga. Al resto penseremo noi. Lascerete che Karin venga di là con me? Ma certo, te l'ho promesso. E io sono di parola. Rispetto i patti. Converrà che li rispetti anche tu. Puoi andare ora. Allora, guarda. Quel palazzo lì, quello laggiù che fa angolo. Quale? Lì vicino ai giardinetti. Lo vedi? È proprio davanti a quello dove volevamo uscire prima. I due palazzi sono un unico blocco. Le cantine sono praticamente uguali. È perfetto. Poi la Schönholzer Strasse ha anche il vantaggio che la vediamo bene da qui. Possiamo tenere meglio sotto controllo la situazione. Così quando sarò di là a fare la staffetta, da quassù mi potete fare dei segnali. Giusto. D'accordo. Adesso dobbiamo avvertire gli altri del cambiamento di programma. Forse è meglio di no. Come no? Perché? Continuiamo a scavare come se niente fosse. In fondo, meno gente lo sa, meglio, eh? Va bene, Mimmo, però a un certo punto glielo dovremo dire. Sì, sì, ma è meglio essere prudenti. Perciò glielo diremo soltanto il giorno prima della fuga. Che dici? Va bene. Allora, deciso? Deciso. Spedire un telegramma. Certo. Carissima mamma, quasi terminati i lavori in nuova casa. Speriamo averti fra breve insieme a noi. Presto seguirà nuovo telegramma. Un bacio, tuo figlio Gigi. È corretto? Corretto. Un Marco 10. Si assaggia, finché non è pronto. È goulash. L'ho imparato sotto le armi quando abbiamo occupato Budapest. Eri nella Wehrmacht? Però non ho mai sparato un colpo. Arruolato a fine 44 e destinato al settore orientale. Dopo un paio di mesi sono arrivati i russi. I russi? Già, ci illudevamo che la guerra fosse finita. E invece continua ancora. Eh già. Io vivo solo per portarli di qua. La mia Sabine. Mio figlio è il piccolo. Sai che cosa vuol dire avere un figlio che non hai mai potuto vedere? Non aver mai visto il suo viso. Non averlo mai preso in braccio. Non riesco a portarli di qua. O finisce che mi ammazzo. Dai, non dire sciocchezze. Tu sei sposato? Hai dei figli? No, no, niente figli. Ma ho una ragazza. È di là? Sì. Allora sai che cosa vuol dire?
Ciao. Ciao, Mimmo. Come sta? Insomma, gli hanno ingessato una gamba. Ciao, Gigi. Ciao, Ellen. Allora, cosa ha detto il dottore? La frattura non è tanto grave, però mi devo fare 30 giorni di gesso e devo anche usare le stampelle. Sono un cretino. Proprio adesso, poi, con tutto quello che c'è da fare. Io dovevo fare la staffetta, dovevo raccogliere le persone di là e portarle al tunnel. Merda. Comunque non pensarci più. Tra l'altro, tu ed io siamo andati troppe volte a trovare Evelyn. Ormai ci conoscono. Dobbiamo cercare qualcun altro. Dunque, dei ragazzi l'unico che può passare est è Rolf, no? Però lo vedo un po' strano. Molto nervoso. Non vorrei che si facesse prendere dal panico e poi magari ci combina qualche guaio. L'ideale sarebbe qualcuno che non sia mai passato dal checkpoint. Un cittadino della Germania federale. Qualcuno che i Vopo non hanno mai visto. Potrei farlo io, no? Posso andarci io? No, non puoi farlo tu. Perché no? Tu non sai neanche cosa bisogna fare. Allora spiegatemelo, io imparo in fretta. Ellen, è pericoloso. Se potevi farlo tu, posso farlo anch'io. No, ascolta, a me l'idea che tu vada di là in quella situazione non mi piace. No. Ma perché no? Sono tedesca, sono una ragazza, conosco benissimo Berlino Est. Sono la persona giusta. Fidatevi di me. Ragazzi, Gigi ed io dobbiamo dirvi una cosa importante. Avremo deciso di sfondare domani. Domani mattina. Cosa hai detto, scusa? Usciamo domani. Come domani? Ma sei impazzito? Dobbiamo ancora scavare 20 metri. Non dobbiamo scavare più niente. Perché non usciamo più nel punto previsto. Ma 30 metri prima. Cioè, esattamente qua. Sulla Schönholzerstrasse, al numero 17. E l'abbiamo già superato. Vuoi dire che ci hai fatto continuare a scavare lì sotto e tu sapevi che non ce n'era bisogno? I metri in più ci serviranno come deposito per la terra del pozzo d'uscita. Da adesso abbiamo soltanto 24 ore di tempo per scavarlo. Non vi abbiamo detto niente prima perché volevamo verificare se la cosa era realmente possibile. Sono già andato a fare un sopralluogo. Non ci sono problemi. E dalle finestre dell'ultimo piano, qua sopra, si vede l'ingresso del palazzo, dall'altra parte del muro. In questo modo ci possiamo tenere in contatto visivo con la staffetta e la possiamo avvertire in caso di pericolo. Io naturalmente la staffetta non la posso più fare. Al mio posto ci andrà Ellen, la ragazza del bar. Va bene, ho capito. Ma perché non ce l'avete detto prima? Beh, perché non volevamo correre il rischio che ci fosse una fuga di notizie. Allora, ragazzi, dovete dirci se ci state o no. Non mi sembra che voi ci abbiate lasciato molta scelta, ma per me va bene. E mettiamoci al lavoro. Prima sfondiamo e prima li facciamo venire di qua. Insisto che avreste dovuto dircelo prima, però ci sto anch'io. Rolf? Sì. Ma certo. D'accordo. Ma cosa facciamo con Dieter? Dieter lo teniamo rinchiuso. Almeno finché non abbiamo messo in salvo tutti quanti gli altri. Poi potrà usare il tunnel e andare a prendere i suoi. Ma così rischierà grosso. Rolf, non possiamo compromettere tutto proprio ora. Sì, certo. Allora tutti d'accordo. Su, mettiamoci al lavoro. Forza. Facciamocelo fare. Dai, vengo giù io con te. Ci siamo, non è vero? Guarda che l'ho capito. State per sfondare. Non posso dirti niente. No, aspetta. Aspetta un momento, non chiudere. Aspetta.
è importante. Un attimo solo. Ecco, tieni. Che cos'è? L'indirizzo di mia moglie. Ti prego, avvertila tu. Non posso farlo. Ma in fondo che cosa ti costa? Quando vai ad avvertire la tua ragazza, passa a dirlo anche a mia moglie. Ti ho detto che non posso dirlo. Ti prego, adesso non... devo chiudere. Non posso farlo. Ti prego. Quindi cambia il programma. La staffetta sarà una nostra amica. È bionda, porterà i capelli raccolti in una coda di cavallo e avrà sotto il braccio una copia del Bild Zeitung. Bene. Dovrete essere domani mattina alle 10 esatte al caffè Adler, sulla Castagna in Alleno. Devi avvisare i genitori di Thomas, di Marcus e la madre e la sorella di Asso. Gli altri già sanno chi devono avvisare. D'accordo. Una volta entrata nel bar, la ragazza comprerà una scatola di fiammiferi e un pacchetto di Pamir. Le sigarette russe? Sì, quello sarà il vostro segnale. Quando lei esce, voi la seguite. Non tutti insieme, però. A piccoli gruppi, scaglionati, senza dare nell'occhio. Dovete essere vestiti normalmente, come se foste usciti per andare a fare la spesa. Niente bagagli, capito? Al massimo una piccola borsa. Va bene. Stavolta ce la facciamo. Accettato di collaborare, mi ha promesso di liberare Karin. Però la trattenete ancora qui. Io sono un uomo di parola, ho già firmato l'ordine di scarcerazione, come vedi. Ora non farmi perdere la pazienza, o potrei ordinare di arrestarla di nuovo. Allora, ci sono novità oppure no? Hanno deciso di anticipare la fuga. E per domani. Per domani? Dammi tutti i particolari. Passo il checkpoint e vado a piedi direttamente alla Schönholzerstraße, al numero 17. Devi cercare di essere lì solo pochi minuti prima delle 10, eh? Lì c'è un giardino, con delle panchine. Se vuoi ti puoi sedere e leggere il giornale finché non è il momento. Sì. Allora, alle 10 precise, se va tutto bene, metterete un segnale alla finestra dell'ultimo piano della fabbrica di birra. Uno straccio bianco. Sì, uno straccio bianco. Appena lo vedo, vado al caffè Adler, dove mi sta aspettando il primo gruppo di fuggiaschi. Entro, vado al banco e chiedo una scatola di fiammiferi e un pacchetto di Pamir. A voce alta, in modo che mi sentano gli altri. Il giornale. Il giornale. Anche il giornale è un segnale di riconoscimento. Ricordati, bene in vista, sotto al braccio, eh? È importante. Bene. Poi esco. Loro verranno dietro di me, un po' alla volta. Li porto alla Schönholzerstraße al 17 e poi torno al giardinetto.
dove aspetterai il secondo segnale. Ci vorranno 20 minuti, mezz'ora. Il tempo di far passare tutti quanti nel tunnel. Tu ti muoverai soltanto quando noi avremo rimesso lo straccio bianco alla finestra. Allora, quando rivedo il segnale vado alla birreria Stern, dove mi aspetta il secondo gruppo. Entro con il giornale sotto braccio, chiedo una scatola di fiammiferi e un pacchetto di Pamir, ad alta voce. E li accompagno al 17 di Schoenholzerstrasse. E lì il mio compito è finito. Perfetto. Adesso ascoltami bene. Se qualcosa va storto, se ci scoprono, i VOPO potrebbero chiudere tutti i checkpoint. Quindi appena hai finito devi sbrigarti. Devi tornare di qua più in fretta che puoi. D'accordo. Tutto chiaro? Sì. Te la senti? Sì. Paura? Un po'. Andrà tutto bene. Sei una ragazza coraggiosa, sai? Ridimmelo così. Finisco per crederci anch'io. Sei una ragazza coraggiosa. Un marito per colpa della guerra e un figlio per colpa di quel maledetto muro. E ora sto per perdere anche voi due. Devo andarmene. Lo so. Perché non viene con noi? Ormai è troppo tardi. Io la mia vita l'ho già vissuta. Venga via con noi. In questa casa c'è troppo dolore. È vero, ma è la mia casa.
gli assiste. Sento qualcosa. Che cosa? Dei colpi. Fammi sentire. Ci siamo. Siamo ancora pronti. Metti il segnale solo quando te lo dico io, va bene? Va bene. Rolf? Sì? Ellen è arrivata. Vai ad avvertire Mimmo. Va bene. Mimmo, Ellen è arrivata. Quanto manca ancora? Ci siamo, ci siamo.
c'è? Non si sente più niente. Dai qua. Abbiamo sfondato. Fa mettere il segnale. Thomas! Sì, metti il segnale. Va bene. Un pacchetto di Pamir. Bene. Ecco, desidera altro? No, grazie. Riuscirci se sbaglia. Hai messo la sua ragazza sotto controllo. Pensavo che l'avremmo arrestata. Fatemi impedire, non pensare, troviamola! Andiamo! Thank you.
davvero, sono arrivati. Sì, sì, sono qua. Non riesco a crederci, non mi sembra vero. Sono arrivati anche i genitori di Marcus. Mamma, papà, ce l'avete fatto? Sì, in questo momento. Marcus. Ascolta, metti il segnale per il secondo gruppo, d'accordo? Sì, ci sentiamo dopo. Ciao. Thank you.
Alzati! Dai! Dillo presto, arrivo fino in fondo. Cittadini della Germania Est. Adesso sono a Berlino Ovest e non sono più sotto la vostra giurisdizione. Quindi tornate indietro. Dobbiamo rinunciare, colonnello. Cosa? Abbiamo sconfinato. Non possiamo fare niente. Ci troviamo veramente a Berlino Ovest. Ce l'abbiamo fatta.
Muovetevi, non c'è tempo da perdere! Vieni qui!